Mettete subito in disordine, storielle al contrario. Is, dicevano i bambini di quella città quando volevano una cosa. On, dicevano i bambini di quella città quando non la volevano. Oik, quando salutavano. Si chiamava Oirartnok, era una città al contrario. A Oirartnok i vecchini erano tutti giovanissimi. E i giovani? E i giovani non erano vecchi, erano abbastanza giovani, ma i vecchini di più. Erano i più arzilli di tutti. Se vedevano una mamma che usciva dal supermercato carica di borse, i vecchini le chiedevano subito: "Vuole che gliene porti qualcuna, poverina?" Se ne vedevano un'altra un po' titubante nell'attraversare la strada, le chiedevano: "Vuole attaccarsi al mio braccio, signora?" Allora, a Oirartnok, i vecchini non usavano i bastoni? Ah, sì, li usavano, ma non per camminare. Per esempio, una vecchina bellissima ed elegantissima che si chiamava Rosie lo dava sempre in testa ai malintenzionati se per caso si avvicinavano per derubarla. I vecchini non erano sordi, ci sentivano benone. Quando una foglia cadeva da un albero, si tappavano le orecchie per il frastuono. Non avevano bisogno degli occhiali, ci vedevano benissimo, come aquile. Ma la differenza più grande era questa. Quando avevano terminato la loro lunga vita ed erano stanchi, non andavano in cielo. Al cimitero di Oirartnok avevano dei comodi lettini dove potevano dormire quanto volevano. Ogni tanto i nonni si svegliavano e i nipotini andavano a trovarli con pasta e Coca-Cola e facevano merenda insieme. Cos'è successo mentre dormivamo? Chiedevano le nonne. Allora i nipotini raccontavano tutte le ultime novità, per esempio che erano state inventate delle gambe che non si rompevano mai, e ridevano insieme beati.